Bentornati a Beati Voi. Abbiamo raccontato alcune storie anche molto, molto drammatiche e adesso vogliamo entrare in un tema che ci riguarda tutti come italiani. Noi italiani abbiamo vissuto tantissime tragedie pubbliche collettive, stragi, il terrorismo, la mafia, Tangentopoli che non finisce mai, e sembra che queste tragedie non vengano mai superate, che non si riesca mai ad andare oltre, che non si riesca mai a scrivere una pagina nuova e a chiudere quella vecchia. Per questo abbiamo deciso di affrontare questo tema come collettività. È possibile trovare un rapporto tra la giustizia e il perdono? Questo vuol dire che dobbiamo dimenticare? Fino a che punto il ricordo non diventa un dito puntato costante che noi teniamo gli uni con gli altri, gli uni sugli altri? E per questo abbiamo invitato qui un ospite prestigioso che ringrazio di essere qui, il presidente Luciano Violante. Onorevole, benvenuto. Presidente, lei è stato magistrato, presidente della Camera, presidente della Commissione d'inchiesta sulla mafia. Quindi insomma l'ha attraversate tutte, no? Un nuovo politico. L'ha attraversate tutte. La prima cosa le chiedo subito così a bruciapelo: cos'è per lei il perdono? È una forma di conciliazione con un possibile o presunto effettivo avversario. Lei è credente? Sì, ma non sono cattolico. In che senso non è cattolico? Non ho religione. Sono credente senza religione. È un credente senza religione. Sono in cerca di religione. In cerca di religione. Secondo lei questa riconciliazione è un fatto umano o è un fatto per cui c'è bisogno di un supporto dall'alto, diciamo? No, può essere anche un fatto umano, naturalmente. Se c'è un supporto dall'alto rientra in un'altra categoria. Però può essere anche un perdono secolare. Lei nella vita ha mai sentito il bisogno di perdonare? La vita politica è anche dura, no? Ci si insulta, sì. Ce l'ha qualche. Ma quasi. Qualche nemico che proprio non riesce? Io sempre ce l'ho qualcuno nemici, che non riesca a perdonare. No, nemici no. Avversari, ma non nemici. Qualche avversario che proprio non gli va giù, ce l'ha. No, ma guardi, posso dire una cosa? Prego. Quando sono entrato nel lontano 79 in Parlamento, e una delle prime lezioni che ho ricevuto dal mio partito fu quella: guarda, quando litighi con qualcuno, ricordati che l'indomani devi riprendere a parlargli. E quindi sta attento a moderare il conflitto, a regolare lo scontro. Non andare mai oltre i limiti, perché poi in Parlamento si parla con gli avversari. E quindi ci sta per quello, sì. Per questo. Allora, noi l'abbiamo invitata perché lei ha una storia politica molto particolare, e cioè, per tutto un periodo lei è stato considerato come l'esponente del cosiddetto partito dei giudici, cioè di quelli che ce l'avevano, che volevano in qualche modo la massima severità rispetto alla corruzione, nel periodo di Tangentopoli e il periodo delle stragi di mafia. Lei era rappresentato come il politico, diciamo, intransigente. Poi, e per questo veniva attaccato dai suoi avversari politici, no? Diceva lui il sovietico. Poi per tutta un'altra fase, invece, lei è diventato il simbolo del tentativo di dialogo, di riconciliazione tra le parti politiche, no? E per cui è stato attaccato da quelli che prima dagli altri, no? Quindi lei ha fatto un famoso discorso alla Camera, un discorso storico, importante, chiamando appunto la riconciliazione con chi ha combattuto nella Repubblica Sociale di Salò. Posso? Sì. Non ho mai parlato di riconciliazione. Non ho parlato, io ti ho sbagliato. Ho detto siamo riconciliati. No, ho detto che bisogna sforzarsi di capire le ragioni degli altri, che è un'altra cosa. Di capire le ragioni degli altri. Io mi ero spinto un po' oltre. Mi ha detto molto, penso, ma è un discorso che la Camera, siccome c'è stata una guerra civile in Italia, questo discorso non era mai entrato, no. L'ha portato lei. E poi lei è stata accusata di cercare un dialogo con gli avversari politici, in questo caso con Berlusconi e con la sua parte politica. Qual è il vero Violante? Quello delle manette o quello del dialogo, della riconciliazione? Guarda, io sono legalitario, non sono mai stato un garantista, non lo so.
ma sono un egalitario. L'applicazione delle regole, della legge, credo che l'unica cosa che ci garantisca è questa, in una società democratica. Per cui applicare le regole allora, applicare le regole adesso. Applicare regole allora voleva dire combattere duramente, come mi è capitato di fare contro il terrorismo quando ero magistrato, contro la mafia quando ero magistrato e poi quando sono stato parlamentare, contro la corruzione. Ma credo, questo credo che risponda al desiderio degli italiani, insomma, dei cittadini, non è che sia una cosa. E poi ho visto degli elementi, come dire, di sfondamento dei limiti della legalità da parte di settori dell'autorità giudiziaria. E quindi li ho criticati come critico. In che senso di eccesso di protagonismo, spettacolarizzazione, dichiarazioni sbagliate, e cose che facevano perdere, fanno perdere credibilità all'azione dei giudici. E quindi ho criticato questo atteggiamento. Insomma, sono stato anch'io nella mia attività giornalistica molto intransigente nei confronti della corruzione, no? Certo, quello è giusto. Sì. Insomma, non è, facevo le iene, quindi facevo questo proprio. La domanda che le faccio è, a un certo punto mi sono però posto una domanda, perché questo paese con questo tipo di atteggiamento in realtà non è mai riuscito a superare la corruzione stessa, cioè la grande stagione di moralizzazione che è stata con Tangentopoli non è seguita alla moralità. Cioè, c'è stata la moralizzazione, ma la moralità non c'è stata. Allora, dov'è che abbiamo sbagliato, secondo lei? Cosa è successo a questo paese? Perché non siamo riusciti a superare quella fase? Abbiamo sbagliato ad affidarci solo alla legge e non anche al costume. Perché, vede, la legge non risana, al massimo l'equilibrio. Qui ci vogliono le abitudini, i costumi, che cambiano le cose. Noi abbiamo avuto un affidamento totale alla legge, più o meno punitiva, al processo, la legge va benissimo. Poi, però quello non basta. Vede, se c'è un terreno sassoso, no? Tu per renderlo fertile devi levare tutti i sassi, non basta mettere un velo di terra sopra, no? E quei sassi non sono stati mai tolti. E questa responsabilità chi ce l'ha, secondo lei? La classe politica, il popolo, i giornalisti, il magistrato? Soprattutto la classe politica dirigente, soprattutto. E poi pezzi, diciamo, delle elite italiane, in tutto quanto, nella magistratura, nel giornalismo, delle elite italiane, hanno pensato che bastasse aumentare le pene o fare i processi per risolvere il problema. In realtà si è visto che non è così. Io ogni tanto ho avuto questa impressione, e cioè che è così difficile arrivare ad una condanna eseguita per un caso di corruzione a causa di tutte queste leggi sulle prescrizioni, eccetera, che la fase preliminare del processo, quella che quindi diventa, è eclatante sul giornale, diventa la più importante. Cioè che la vera sanzione è la sanzione giornalistica, piuttosto che quella penale, perché quella penale arriva dopo un po'. Non crede che sia questo il problema? Cioè che se noi avessimo una giustizia più celere non avremmo bisogno di questa spettacolarizzazione dell'indagine? Beh, innanzitutto condanne ci sono state, ci sono anche abbastanza pesanti per corruzione. Il fatto che la notizia importante è la prima, no? Poi questo, dopo della di 4 anni c'è la condanna, interessa meno. Invece ci sono state e sono pesanti. C'è certamente la spettacolarizzazione determinata per un verso dal fatto che i giornali devono farsi concorrenza e quindi devono sparare la notizia più alta possibile per attirare il maggior numero possibile, no, di lettori. Ma soprattutto non leghiamo soltanto alla giustizia, il processo ci vuole, la condanna ci vuole, però poi bisogna dissodare la terra, capisce? Se non dissodi la terra, di nuovo le piante, non basta strappare le piante cattive. Facciamo un esempio di cosa dovremmo fare per dissodarla. Lei cosa consiglia? Ma per esempio, scusi, ma a scuola, va bene, c'è una informazione seria sulla legalità, sulla correttezza? Io vedo questi stracci tricolori appesi in Italia, se va in Francia o in Germania la bandiera è una bandiera, un vessillo. No? Ecco, lei nella stagione in cui Berlusconi entrava e usciva dal governo, insomma nel ventennio in cui Berlusconi è stato un importante dirigente di questo paese, ha cercato appunto a un certo punto in poi di riconoscerlo, diciamo, come un avversario politico pienamente legittimato, cosa che ad alcuni non andava giù, perché c'era il conflitto di interesse, perché c'erano dei processi in corso e quindi questa legittimazione per alcuni non andava data. Lei pensa che noi siamo, cioè questo paese subisce ancora le ferite di questa fase, in cui una parte non legittimava l'altra? Perché tipo Berlusconi, insomma, c'ha un sacco di problemi. Ma il punto è questo: ci sono state alcune decine di migliaia di persone che hanno votato quella persona lì. Io, se sono un cittadino democratico, devo rispettare quelli che hanno votato.
dice, il principio democratico ci portava a riconoscere. Hanno scelto, a mio avviso, male, ma questo è un altro tipo di problema. Certo. Il problema è che tu stai in Parlamento, sei portatore di interessi certamente diversi dei miei, di valori diversi dei miei, ma siamo un pezzo d'Italia tutti e due, capisci? Sia te che io. E quindi dobbiamo parlare, altrimenti come costruisci un futuro per il paese? Questa fase, no? Sì. Questa fase di non legittimazione reciproca, sì, provocata anche, ripeto, da alcuni problemi. Certo, fatti oggettivi. Oggettivi. Secondo lei è finita, oppure adesso i due partiti principali sono il PD e il Movimento 5 Stelle, o secondo lei continua questa... Non continua, perché vede, credo che tutti quanti noi abbiamo visto in televisione le manifestazioni durante le sedute della Camera o del Senato, cartelli, che cos'è quella roba lì? Quella roba è la rappresentazione di un conflitto senza la capacità di risolverlo. Ma un Parlamento, un sistema politico, la democrazia sta in piedi per risolvere i conflitti, non per dimostrare che esistono, quello si sa. Questo è teatro, non è Parlamento. C'è stata una stagione in Italia drammatica, è stata quella del terrorismo, no? Sì. Lei è stato anche, si è saputo che insomma è stato oggetto di attenzioni. Questa però, dal punto di vista della pacificazione nazionale, poi dopo è stata una, perlomeno per il terrorismo di sinistra, per il terrorismo rosso, è stata, in qualche modo c'è stato un andare oltre, un risolvere, un leggere questa storia da parte della comunità nazionale. Perché invece nel caso di Tangentopoli, nel caso della mafia, nel caso delle stragi nere, invece questo ci sono delle scorie che ancora sommergono questo paese, la vita democratica di questo paese, secondo lei? Come mai? Questo è accaduto quando del terrorismo ci eravamo liberati. Della corruzione non ci siamo liberati, capisci? E per questo resta il problema. Puoi superare quando un processo è finito, allora, come dire, metti la parte della giustizia, che come ho detto non risana, ma riequilibra, e metti in opera processi morali, etici, di risanamento. Con la corruzione non puoi farlo ancora. Sono andato in carcere a intervistare un politico importante che è stato condannato e che il carcere se l'è fatto tutto. Si chiama Totò Cuffaro, ma lo vediamo dopo la pubblicità. State con noi.